posto da te. Non so che c'è, grazie. Grazie. Presidente, un piacere di vederla, ecco. Grazie, grazie tanto. Presidente, molto bene. Sì, signor Presidente, grazie. Ma prima di cominciare, è doveroso ricordare due grandi sportivi che purtroppo non ci sono più, che ci hanno lasciato proprio in queste ore. Il presidente della Federazione Italiana Golf, Franco Chimenti, già vicepresidente vicario del CONI che ci ha lasciato ieri, e poi anche la grande Lea Pericoli, la signora del tennis italiano, nonché poi anche giornalista e commentatrice sportiva, grande campionessa del tennis. Vediamo nella foto il presidente Chimenti e Lea Pericoli, li ricordiamo insieme. Questa è la delegazione siciliana che si ferma davanti al nostro presidente siciliano. Grazie Rossella, ci vediamo dopo. Grazie alla fanfara dei carabinieri. Grazie. Ragazzi, siete meravigliosamente in gran numero qui a Catania, a Palermo. Questa serata di apertura vi introduce in giornate che vivrete con entusiasmo, e sono per questo lietissimo di dichiarare aperti il trofeo CONI 2024 e i suoi giochi. Auguri. Grazie. Salvini used the League Party's annual gathering that is being held here in Pontida, northern Italy, for a number of reasons. It was certainly a show of strength of the newly formed Patriots for Europe, with leaders of some of the political forces within that group who were invited to join the event, including the Dutch PVV leader Wilders and vice president of Austria's Freedom Party and the president of Portugal's Chega Party. But the event focused above all on protecting borders, national security. Some of the banners in fact read "Protecting borders is not a crime," and very much on the ongoing open arms trial, with Salvini trying to use this event to raise his profile and gain support after Italian prosecutors requested a 6-year jail sentence for refusing to disembark 147 migrants when he was Interior Minister in 2019. And by inviting members of Patriots for Europe, Salvini is very much framing this as a European issue. Giorgio Orlandi for Euronews in Pontida. Un attacco israeliano avvenuto nella notte tra sabato e domenica contro una moschea a Deir al-Balah, nel centro della striscia di Gaza, ha ucciso almeno 26 persone, secondo i funzionari palestinesi. Gli sfollati si erano rifugiati nella moschea quando l'attacco è stato sferrato, mentre altre 4 persone sono state uccise in una scuola trasformata in rifugio nelle vicinanze. Nel conflitto contro Hezbollah, Israele ha intensificato i bombardamenti nel sud del Libano, in una guerra sempre più intensa con i gruppi militanti alleati dell'Iran in tutta la regione. Domenica sono stati lanciati più di 30 bombardamenti su diverse zone di Beirut.
L'autorità dell'aviazione iraniana ha dichiarato che tutti i voli sono stati cancellati negli aeroporti del paese dalle 21 di domenica alle 6 di mattina di lunedì, in seguito al timore di un imminente attacco israeliano. Palermo. Una telefonata da parte di un sedicente maresciallo dei carabinieri. Sua figlia è in stato di fermo per aver causato un incidente stradale. Servono subito 15.000 euro. E, così che un napoletano di 26 anni, arrestato questa mattina dai carabinieri, ha truffato una serie di anziani della provincia di Ragusa. A tradirlo è stata la sua sete di denaro. Nonostante infatti i 30.000 euro racimolati in tre truffe, l'uomo si è fatto consegnare da un'anziana, sua vittima il bancomat con relativo codice e poi ha prelevato somme importanti in diversi bancomat dove è stato ripreso dalle telecamere. I carabinieri hanno così potuto procedere all'arresto. Messina. Con l'accusa di detenzione illecita di armi e possesso di sostanze stupefacenti, detenuti ai fini dello spaccio i carabinieri della stazione di Francavilla di Sicilia e dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato un uomo di 55 anni. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola calibro 8 con relativo munizionamento illegalmente detenuta, e una carabina ad aria compressa, artigianalmente modificata nelle parti meccaniche, con munizioni. In casa anche 400 grammi di marijuana contenuta in 6 barattoli, di cui 2 occultati nel cassetto del comodino della camera da letto e gli altri 4 in un garage. La perquisizione è stata estesa anche ad un terreno nella disponibilità dell'indagato dove sono state trovate 3 piante di cannabis con infiorescenza e alte circa 2 metri, estirpate e sequestrate dai militari. L'uomo è stato condotto nel carcere di Messina Gazzi. Un 65enne di Gravina di Catania è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per danneggiamento, minacce ed atti persecutori. In particolare la pattuglia dell'arma del posto, intorno alla mezzanotte su richiesta dei vigili del fuoco, è intervenuta in via Meli a seguito dell'incendio di una Citroën C3 lì, parcheggiata, che era stata cosparsa di benzina e data alle fiamme. Gli investigatori hanno subito trovato, proprio nelle vicinanze dell'auto danneggiata, un bidoncino di plastica contenente ancora residui del liquido infiammabile. Le indagini dei carabinieri sono scattate immediatamente. I carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò hanno denunciato un 19enne residente a Motta Sant'Anastasia, già noto alle forze dell'ordine, per possesso di chiavi alterate o grimaldelli. Durante un servizio di perlustrazione notturna intorno alle ore 23:30 una pattuglia del nucleo radiomobile stava percorrendo la strada provinciale 14, via Mongibello, nel comune di Belpasso, quando nei pressi del distributore di carburante ha visto un giovane che trovandosi in una zona appartata e buia vicino a diversi veicoli in sosta, alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi a piedi. Subito raggiunto, fermato e identificato, il ragazzo ha spiegato, all'equipaggio della gazzella di trovarsi sul posto per incontrare una ragazza. Il suo comportamento nervoso e le risposte evasive tuttavia, hanno insospettito i militari che pertanto hanno deciso approfondire le verifiche, ma non riscontravano nulla di sospetto o illegale durante quel controllo. Ultimati tutti gli accertamenti il giovane è stato fatto allontanare. È trascorso pochissimo tempo quando la pattuglia, durante i controlli nelle vie adiacenti ha notato nuovamente il ragazzo. Questa volta correva verso un distributore stringendo tra le mani un marsupio. Le previsioni meteo in Sicilia per martedì 8 ottobre di Globus Television. Martedì, pressione stabile con venti di scirocco. Giornata contraddistinta dal bel tempo, cielo poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 29 gradi sulla costa ionica, valori notturni in contenuto aumento mari. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mar Ionio poco mosso, Stretto di Sicilia da mosso a molto mosso.